Non piangerò, non piangerò, non piangerò. Con un po' di fortuna non si accorgeranno neanche di me. Accogliamo la ragazza che ha organizzato questa splendida serata insieme a Zoe. Un bel applauso per Marinette! E se non fosse veramente lei? Nemmeno io all'inizio ci credevo. Sono pietrificata all'idea di agire incautamente e perdere il mio Miraculous per la mia scarsa concentrazione. Ma è l'unica spiegazione possibile. Pensi ci si possa fidare? È mia amica. Non abbiamo scelta. Mia madre e Gabriella Gresta non lasceranno mai che ci amiamo liberamente. Solo Ladybug può aiutarci. Chiudi le mie piume. Grazie, Marinette. Senza di te non avrei mai avuto il coraggio di candidarmi a sindaco. Non c'è di che, Miss Bustier. Siamo sempre stati un'ispirazione, no? Cioè, lei lo è stato... Ha inserito le nostre proposte ecologiche nel suo programma. Grazie a te. Se verrà eletta, ci saranno più alberi e meno auto. Parigi finalmente respirerà. Sono felice che il pianeta respirerà meglio, ragazzi. Ma ora sono io che non respiro. Adrian! Sei sicura di stare bene, Marinette? Ti serve un abbraccio. Non sembra che tu stia bene. Io? Non starei bene? In che senso? Sono qui, proprio qui. Ho un bouquet, una corona, un tronchetto e sta ballando. A proposito, ora corro a provare quel tappeto elastico. Hop hop, ci vediamo. Oh, Marinette, ce l'abbiamo fatta, hai visto? È una festa incredibile. Sì, sì, è super, Zoe, torno subito. Marinette. Oh, scusate, l'avete visto? Adrian, era proprio qui. Adrian? Marinette, stai piangendo? Chi? Io? Certo che no! Oh, Adrian! È impossibile! Ciao, risponde la segreteria di Adrian. Lascia un messaggio. Marinette, ferma! Ti stai solo facendo del male! Lo sai che è a Londra! E se fosse tornato? Se avesse disobbedito a suo padre per venire a trovarmi? Londra non è così lontana. Troveremo un modo per andare da lui. Hai il diritto di essere triste, Marinette. Questo è tutto meno che il finale che ci aspettavamo. Oh, adesso che ci penso, ho dimenticato un biscotto gigante che ho preparato per la festa. Vado a prenderlo, torno subito! È la peggior bugia che mi abbia mai rifilato. Come hanno fatto a scomparire? Che tuo figlio ti abbia disobbedito, Gabriel, non mi sorprende, ma mia figlia! Accumizzami! No, me ne occuperò io! Voglio soltanto che Adrian sia libero. Natalie! Adrian non si trova più a Londra! Dov'è? Non so dove sia andato, ma più sta lontano da lei, meglio è. Ho commesso un gravissimo errore ad affidarti mio figlio. Non sei degna di sostenere il retaggio degli Agrest. Io sono suo padre e sono l'unico a cui obbedirà mio figlio. È destinato a sfuggirle un giorno o l'altro. Marinette Dupin c'è, ma certo. Sono sicuro che è andato a trovarla.